tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Dunque, questa settimana è volata letteralmente perché dovete sapere che fino a mercoledì, giovedì ho impacchettato tantissimi ordini, quindi sono stata praticamente impegnata tutto il giorno a preparare i vostri ordinini. Quindi vi ringrazio tantissimo ancora una volta per la fiducia, sono contenta che i miei prodotti vi piacciono e c'è una novità sullo shop perché ho messo in saldo i set baby powder, quelli 12x12 pollici, quelli già stampati, quindi li trovate a un prezzo speciale che durerà qualche settimana, quindi se vi piace quel set che è unisex, quindi vi permette di creare dei lavori dedicati ai bimbi, sia maschietti che femminucce, acquistateli, magari fate un po' di scorta perché li ho messi appunto a un prezzo irripetibile. Poi vi aggiorno sulla mongolfiera, vi ricordate? Vi ho lasciato con il mio file che andava un pochino sistemato e questa settimana l'ho fatto e ho realizzato la mia mongolfiera. Eccola qui, è veramente deliziosa, mi piace tantissimo e mi piace soprattutto il fatto che sia diversa dalle altre perché ho voluto proprio disegnare il file personalmente, non mi sono basata su altri template, ho osservato certo quello che c'è in giro, ma ho voluto creare la mia versione personale, quindi questo è il risultato. Spero piaccia anche a voi, la trovate sullo shop in versione SVG, quindi compatibile con tutte le macchine da taglio ed è carinissima. Sto pensando di farne tante altre. Come vedete, si può appendere, quindi si può mettere anche nella cameretta di un bimbo, una bimba, insomma, per decorare l'ambiente. Si può usare per le feste, sempre a tema, oppure per decorare la vostra casa se vi piace appunto questo tipo di decorazioni. Ma la mongolfiera non è l'unica creazione in 3D che ho fatto questa settimana perché per il video dedicato a Cricut che andrà online domani ho tagliato il legno di balsa e ho creato questa carinissima casetta per gli uccellini. È una casetta veramente semplicissima, si fa con dei pezzi, come vedete, rettangolari o comunque modellati in modo molto molto semplice e l'ho creata appunto con la mia Cricut Maker usando la punta a coltello che è quella adatta per la balsa. Questa è una balsa da 1,5 mm. Quindi abbastanza sottile, dunque per darle un pochino di corpo l'ho pitturata con degli acrilici. In questo modo ha preso non solo colore ma anche un pochino più di forza per questo materiale che, essendo molto sottile, è anche molto delicato. L'ho poi decorata con vari fiorellini e la farfallina del mio set Farfalle Allegre, ma non ho fatto solo questa perché per le persone che si chiedessero se sia possibile effettuare anche dei tagli un po' più complicati e con linee curve, nessun esempio è migliore di una scritta e quindi ho tagliato la scritta Spring con un'unica tavoletta di legno di balsa, ho aggiunto delle stecchettine qua in corrispondenza delle due lettere più lunghe, in questo modo resta in piedi sul piano. E quindi può essere usata anche per abbellire il vostro spazio di lavoro oppure anche come cake topper perché può essere tranquillamente inserito in una torta e, essendo in legno, è più resistente e riutilizzabile. Quindi domani vi aspetto per il taglio del legno di balsa, sempre qua sul mio canale con il video dedicato a Cricut. Come sapete, poi questa settimana è anche terminato il giveaway che era attivo sul mio gruppo Facebook Sweet Scrappers, dove vi invito comunque sempre ad iscrivervi. E come vi avevo già annunciato, la vincitrice o il vincitore sarà determinato da me e mia sorella Silvia, che siamo gli amministratori del gruppo, osservando le vostre foto e decidendo qual è la migliore. Ovviamente in settimana io non ho avuto un attimo di tempo, però nel weekend io e lei ci metteremo di fronte al computer in collegamento perché non abitiamo insieme, quindi ci dobbiamo collegare e decideremo man mano, guardando tutti i vostri commenti, quale sarà il vincitore. Alcune persone
persone mi hanno scritto il giorno dopo la scadenza del giveaway chiedendomi quale fosse già il vincitore, però ci sono stati quasi 1000 commenti sotto al post, quindi per visionarli tutti vi chiedo un tempo umano. E quindi insomma vi chiediamo giusto il tempo di collegarci e visionare tutte le foto, perché voglio che il vincitore sia qualcuno che se lo merita, dunque non è giusto dare uno sguardo veloce, dobbiamo proprio dedicarci qualche ora. Quindi nel weekend faremo l'estrazione, così la settimana prossima partirà subito il pacchetto con i premi. Ovviamente poi ci sarà anche l'estrazione random e quindi saranno due i pacchetti che invieremo ai vincitori o le vincitrici. Vi aggiorno anche sul corso di Photoshop, perché ho terminato di montare tutti i video e in questo momento, proprio mentre guardate questo video, stanno caricando, quindi tra qualche ora saranno proprio disponibili come acquisto da poter fare e da poter guardare. Sono tante ore di filmato, ho cercato di essere più chiara, più dettagliata possibile, quindi spero di aver fatto veramente un bel lavoro. Contate che io ho imparato Photoshop durante tanti anni, perché l'ho studiato all'università e poi l'ho studiato anche durante il mio master dopo la laurea, quindi ho speso non solo tanti anni ma anche tanti soldi per imparare questo programma, quindi penso che il suo valore sia incalcolabile. Però come sempre voglio farvi un regalo e la prima settimana troverete uno sconto di 20 euro sul corso, che ho messo a 80 euro e lo trovate per una settimana a 60, quindi mi raccomando approfittatene, perché rimarrà con questo prezzo solamente, come vi ho detto, una settimana, quindi un'offerta da non perdere. Vi voglio anche fare delle raccomandazioni, perché questo videocorso non è destinato a tutti indistintamente. Ve lo dico per voi, perché non voglio che vi troviate in difficoltà. Non insegno nulla di complicato, ve lo posso assicurare, è tutto molto molto basico. Non uso nessuno strumento oltre il mouse, il mio computer e Photoshop, ma se non sapete usare il computer vi sconsiglio di acquistare un videocorso. Lo consiglio alle persone che un minimo di base sanno usare un minimo, appunto, il computer, perché ci sono cose che io non posso insegnarvi, cioè non faccio un corso di alfabetizzazione al computer, faccio un corso su Photoshop. Quindi dovete sapere usare il computer, quello che vi manca è per usare Photoshop, ma vi prego, se non sapete usare un minimo il computer, non acquistatelo. Lo so che ci andrò a perdere, però poi ci troviamo a dover comunicare per messaggio e mi si stringe il cuore non poter essere là a potervi guidare. È molto difficile dare delle indicazioni su un programma per iscritto, quindi se non avete dimestichezza col computer magari fate un po' di pratica e poi potrete acquistare il videocorso. Per tutte le altre persone a cui manca questo programma ma usano tranquillamente ogni giorno il PC, invece è perfetto, è fatto per voi, è spiegato in modo semplicissimo. Le cose che faremo sono le basi del nostro hobby, quindi colorare un timbro digitale, creare una card da zero fronte e retro, digitalizzare i nostri disegni fatti a mano, creare un layout con una foto da poter stampare, magari appendere, e creare le grafiche per le pagine degli album con lo spazio per la foto, lo spazio per le note. Insomma è un videocorso molto molto bello, io l'ho rivisto adesso facendo il montaggio e sono molto molto fiera e contenta di quello che ho fatto, quindi spero lo apprezziate e spero possiate utilizzare questa risorsa preziosa che vi metto a disposizione. Quindi come vi ho detto, questa settimana ho lavorato ai vostri ordini, quindi non ho prodotto tantissimo. Mi sono dedicata a terminare appunto quei lavori che avevo in corso come Photoshop e altri lavori, ma sto riprendendo anche a fare gli album di foto, quindi la settimana prossima vedrete quello che ho realizzato per alcune clienti e il tutorial di domenica sarà dedicato alla festa della mamma, che è tra poco, l'inizio di maggio, quindi già cominciamo a produrre per la festa della mamma. Quello che
faremo sarà un bigliettino a forma di cappellino estivo, molto carino, che ricorda un po' i campi di grano con i fiori, insomma molto molto primaverile, e dedicato appunto alla festa della mamma. Lo faremo domenica, quindi vi aspetto. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi vi lascio al piccolo vlog che ho filmato questa settimana e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacione, ciao! Allora, riprendiamo da dove avevamo lasciato e ho finalmente terminato la mongolfiera. Finalmente adesso tutti i pezzi calzano abbastanza bene. L'ho fatta così di fretta, giusto per vedere se tutto era in ordine, e l'ho fatta anche piccolina per risparmiare materiale. Quindi adesso vado a comporre il resto della mongolfiera per vedere se anche tutti gli altri pezzi vanno bene. Eccola qui, ragazze, ce l'ho fatta. Adesso non guardate il dettaglio perché l'ho incollata malissimo, è tutta sbilenca, è poverella, però non importa, perché quello che mi interessava era vedere se i pezzi combaciavano tra loro. Ho usato anche una carta pessima, infatti non ve la consiglierò mai questa carta, perché si strappa, non ha una bella consistenza e ha anche il centro bianco, insomma se la rompete dentro è bianca, e non la ricomprerò mai più, e quindi la uso per questi progetti dove non voglio appunto sprecare quelle invece di alta qualità. Quindi questa è la mia mongolfiera, direi esperimento riuscito. Ovviamente nel file per Cricut e tutte le altre macchine da taglio che metterò sul sito le misure sono regolabili, quindi la potete fare piccola così oppure più grande, anche enorme, insomma quello che riuscite a far stare nel tappetino da taglio. Ho anche messo una specie di drappeggio tutto intorno, questo qui, c'è il cestello, riesce a stare anche in piedi come vedete, e quindi adesso vado a rifarla aggiungendo anche la parte curva, perché questi lati non saranno così spigolosi ma verranno coperti dalle bande curve e quindi sarà tutta perfetta. Poi oggi sto preparando anche il video per sabato, quello di Cricut, perché voglio realizzare una casetta per gli uccelli con le lastre di legno che ho acquistato, e stavo verificando con questo modellino bruttissimo però che mi ha fatto capire un po' se le misure andavano bene, appunto come realizzarlo. Ho fatto il modellino in modo da poterlo tagliare esattamente con questa dimensione di lastre, quindi tutti i pezzi rientrano nella misura di lastre che ho acquistato, che è 10x20, e quindi andrò a realizzare questa casetta qua. Ovviamente ci sarà il foro per l'uccellino. Poi sto pensando che potrei decorarla sia pitturando proprio con dei colori acrilici oppure facendo dei decori insomma sopra, e poi anche incollando varie decorazioni tipo dei fiori, insomma adesso vedremo come personalizzarla. Quindi da questo modellino che ho fatto, che va benissimo, ho visto che devo allungare leggermente le falde del tetto e poi le devo anche fare un pochino più larghe, però per il resto direi che il modellino mi ha chiarito le idee e va benissimo. Quindi adesso vado a fare delle prove di taglio con la balsa e poi procedo a tagliare la casetta, così poi sono pronta per fare il tutorial. Dunque, intanto che aspetto la produzione dei videocorsi, perché pian piano li sto montando, e sto realizzando la versione definitiva della mongolfiera e sto utilizzando per farlo il mio iPad. Come vedete, quando la lucina sulla Cricut è di colore blu vuol dire che è collegato a un dispositivo tramite il Bluetooth, e appunto sto usando l'iPad per tagliare la mongolfiera, e quindi adesso lo vado a fare.